La differenza è che un cristiano sicuramente può uccidere anche se di fede cristiana, ma non uccide in nome del nostro Dio. Queste persone uccidono in nome del Dio che anche lei riconosce. Perché ci hanno mancato informazioni. Quello è il problema. Il problema voi. Il problema, sa qual è il problema? Sa qual è il problema? No, il problema che stai facendo solo la bravura. Ora lasci parlare. Ah, ecco. Che danno se no, qui sempre faccio, la colpa ecco, stasera, o ai nostri comportamenti perché siamo andati là sì, e bombardiamo sì. là. Oppure lei mi dice in Egitto ha vissuto sicuramente il terrorismo. Pensiamo ai cristiani copti, cosa devono che vivere in copti, Egitto? Che in cosa Egitto? Devono vivere? Ma, che sono ma quelle che fuggiti, tutti quelli che sono usciti in Egitto negli anni 80 sono tutti musulmani. È una cosa vergognosa, è una cosa che non condanna mai l'Islam, perché questa non la condanna condanniamo mai. Sempre. Per l'università dell'Azhar, lei la condanna? Sempre. Sempre. Lei condanna sempre tutto. Se lei le ritorna nel Rai 1 del mattino. Se lei le ritorna nel Rai 1 del mattino. I cristiani vanno a dire ma faccia un attimo parlare. Mi faccia un attimo parlare per cortesia. Se lei ritorna dalla costa Rai 1 del direttamente, la faccia finire. Che in nome del nostro Dio vanno a uccidere in giro? No. Queste persone sì. E non è che si può sentire qualcuno che dice ah ma no, sono musulmani, perché ci pigliano anche per il culo. Cioè Paolo, vabbè, onestamente abbiamo sentito una serie di interviste in cui ci prendono in giro raccontandoci che scoprono da noi che sono delle persone islamiche, sono islamiche e uccidono nel nome mi fate di Dio sentire e voi ora? Non li condannate. Questo cioè, è il problema sempre. Perché voi non ma li condannate, no, se non lei è sento vero. Solo devo andare a Torino, io sento solo quella che devo non quelle che vuole sentire. Perché lei non le vuole credere, non le vuole credere, ma questo non importa. Cosa ho fatto? Noi condanniamo sempre, condanniamo sempre, non lo dite, le condanno oggi.